ringrazio di essere presenti. Only One Family questa sera ha veramente piacere di avere due ospiti che mi hanno dato e mi stanno dando un'emozione, perché non sono solo dei semplici ospiti, ma sono anche degli amici. Mi piace ricordare un aneddoto, perché quando qualche anno fa c'è stata qualche polemicuccia su alcuni argomenti a noi cari, Filippo, qui presente, l'ho conosciuto via Facebook e abbiamo ottenuto dei rapporti via Facebook, e poi è stata la prima persona delle varie amicizie virtuali che ho abbracciato di persona, riuscendolo per intervento della provvidenza a individuare in mezzo alla massa di 1 milione di persone nel Family Day di Roma il 30 gennaio di 2 anni fa. Ci misero sotto le telecamere, veramente abbiamo barato, diciamo. Ed è stato, visto che l'argomento di oggi sarà famiglia, è stato anche un quadro molto simpatico, perché in mezzo a quella massa c'era Filippo, che è una persona sempre molto tranquilla, che stava in piedi a salutare tutta la gente intorno, e c'era invece Laura che teneva in braccio la creatura di pochi mesi su una tovaglia distesa per terra, ed era proprio l'immagine proprio della famiglia, in quell'evento di famiglia. Stai spoilerando il libro, Ah sì? Sì, ma ho dovuto leggerlo, perché questo è il secondo miracolo che è successo, è che l'appuntamento di Trieste mi ha portato a leggere un libro. Sappiate che erano anni che non leggevo più niente, per cui sei riuscito anche in questo. Io vorrei ringraziare anche di cuore, ovviamente, Generazione Famiglia, ma soprattutto oggi Citiz & Go. Abbiamo tra l'altro anche Filippo Salarese qui con noi. Ti tengo a farvi un saluto di cuore, grazie di essere venuto anche tu. Quindi sentiamo doppia responsabilità su quello che diremo oggi, perché abbiamo... Direttore responsabile delle campagne italiane di Citiz & Go, ho imparato a memoria, perché quindi è necessario imparare a memoria, giusto? Abbiamo un pubblico importante, per cui dobbiamo fare assolutamente bella figura. Certo. Credo che non verrà... Cioè, sarà più facile che le brutte figure le faccia io che gli altri. E di cosa parliamo? Parliamo del Centro Blocco Giù. Il Centro Blocco Giù è un libro dell'edizione Verica che hanno scritto i nostri due amici, che parlano... Non sono questi, eh? Sì, sono questi, giusto. Diciamoli allora, Laura De Poli e Filippo Fiani. E parla di adozioni internazionali e di tanta provvidenza. Non vi vado a svelare i contenuti, perché ce li racconteranno loro. Quello che voglio dire è appunto di loro due, un attimino una rapida presentazione. Laura è un insegnante, conoscendo Filippo anche una santa. Filippo invece è un... non hai capito il lavoro informatico, cioè programmatore dei computer. Questo è la delizia della moglie, perché da quanto si vede il marito è molto preso tra blog, siti internet, articoli, interventi vari, per cui il contributo che avete dato anche a me personalmente, anche leggendo il libro, è che mi sono sentito per una volta assolutamente normale. Cioè, la moglie che mi ribotta ha già ragione, perché dice: ci siamo qua anche noi, io sono in internet, cerco, scrivo, studio, leggo, eccetera. E la moglie mi dice: veramente ci saremo anche noi, e magari riusciamo a dedicare 5 minuti di tempo tra il lavaggio dei denti e l'andata a letto la sera. Quindi... Bene, parliamo del libro. C'è un punto dove volete cominciare o svelo subito il finale? Noi di solito non abbiamo un format, per cui da qualunque punto si parte va bene lo stesso. Il libro non ha una caratteristica unica, il libro è un libro poliedrico che può parlare di adozione, ma più che di adozione parla del dono dell'essere genitori adottivi. Nella stesura del libro ci siamo trovati anche ad affrontare varie tematiche, che possono essere quelle di come una famiglia può essere feconda pur non essendo fertile,
ci possiamo trovare ad affrontare le tematiche legate alla legislazione, le tematiche legate ai temi più attuali, tipo anche quello dell'apertura delle adozioni anche ai single o alle coppie di persone dello stesso sesso. Non abbiamo mai pensato di riuscire ad affrontare tanti argomenti in un libro solo di 150 pagine, alla fine sono un libro che si legge in 3 ore. Per cui il punto di partenza lo faccio scegliere a mia moglie, che mi dici? Che tanto ha sempre ragione lei. Appunto, direi che... Ma io penso che il punto di partenza sia che genitori si nasce e noi siamo nati genitori percorrendo la strada dell'adozione perché appunto questa è la scelta che abbiamo fatto in realtà senza scegliere perché credo che nel nostro percorso l'aspetto della vita di fede ha sempre avuto una grossa importanza. E quindi costruendo una famiglia, avendo desiderio di fare famiglia, chiaramente il pensiero era l'apertura ai figli. E non avendo appunto in quel momento lì, perché oramai siamo sposati dal 2001 e subito ci siamo accorti che c'erano problemi nell'essere fertili, abbiamo dovuto in qualche maniera fare un percorso sulla fecondità. Quindi essere fecondi è dare la vita. E per noi ho voluto dire passare l'oceano, varcare le Ande e dare una seconda vita a dei bambini che in qualche maniera l'avevano persa, perdendo la possibilità di crescere con i loro genitori. E quindi la genitorialità ci è stata regalata da dei bambini nati non da noi e che sono stati accolti nella nostra vita e loro ci hanno a loro volta accolti nella loro, accordandoci di essere i loro genitori di fatto, perché non l'hanno scelto, non hanno scelto di perdere i primi, non hanno scelto di avere noi, ma in qualche modo ci hanno scelto crescendo insieme, riconoscendoci il fatto di essere genitori. C'è sulla fecondità una frase che mi ha molto colpito, che c'è nel libro, che è quella che poi è stata riportata nella locandina, che fa riflettere secondo me su tanti argomenti. L'ombelico gli dice inesorabilmente che è creatura e che ha un legame con chi lo ha generato, talmente forte da diventare una cicatrice visibile nel corpo che si porterà dietro tutta la vita. Sì, questo è una cosa che ho sentito alla radio e che poi ho rielaborato perché tante volte parlando di adozione, una delle domande che più spesso ci siamo sentiti rivolgere è: ma gliel'avete detto che sono adottati? Certo, a parte il fatto che sono di un colore decisamente diverso dal nostro, ma al di là delle facili battute sul colore della pelle. Certo che lo sanno e lo sanno fin da subito, non solo perché sono arrivati già grandini e quindi coscienti di avere che c'era un prima e c'è stato un dopo, ma anche perché questi bambini devono crescere con la loro storia, quell'ombelico che loro, volere o no, si guarderanno per sempre, ogni volta che si mettono davanti allo specchio, gli lega un'altra mamma, a un'altra pancia che non sono io. E di conseguenza un altro babbo, papà, scusate, che non è lui. E farli crescere nella loro autostima e nella loro serenità, perché senza essere divisi in questa doppia genitorialità, che è la genitorialità naturale rispetto a quella adottiva, vuol dire accettare loro la loro storia e prima di tutto i genitori che li hanno generati. Una delle cose che più mi commuove è quando con i miei figli la sera prego per la mamma di pancia e insieme a Maria, che è più grande, ma ora anche con Sam, ringraziamo per quella mamma, quelle mamme, perché sono due adozioni separate, per cui sono nati da due mamme diverse, per quelle mamme che hanno avuto il coraggio di non abortire, perché potevano tranquillamente scegliere questa strada e dare loro una possibilità, una chance, nonostante che magari fossero già consapevoli che non avrebbero potuto crescere i loro figli, insomma, delle poche cose che sappiamo, delle storie pregresse,
si intuisce che queste mamme erano già destinate da prima probabilmente a questo evento. Quindi accogliere prima di tutto i genitori naturali per accogliere i figli e farli crescere sereni, di non essere sbagliati, perché uno dei rischi più grandi che c'è nei bambini adottati è che loro crescano con questa cultura dello scarto, del qualcuno non mi ha voluto, mi ha buttato via. Sì, è vero, non mi ha ucciso, ma comunque mi ha buttato in un orfanotrofio. Quindi loro devono recuperare il fatto di essere giusti, di essere corretti. Il fatto che poi la cicogna l'abbia portata a Arequipa invece di a Terra Nuova è un'altra storia, però loro vanno bene così come sono e questo passa dall'accoglienza di chi l'ha generati. C'è No, sto pensando di brevettare il metodo perché. un passaggio nel libro a proposito di questo che mi ha colpito Filippo ed è un passaggio dove c'è veramente un profondo amore verso il prossimo, che è quello del profondo rispetto anche della mamma naturale e dei genitori naturali dei bambini adottati. Inutile che lo vada a spiegare io, magari se lo vuoi raccontare tu questo passaggio. Questo passaggio è venuto abbastanza facile, nonostante ci sia stato spiegato nei corsi che abbiamo seguito dall'ente adottivo che ci ha poi accompagnato in Perù e con il quale abbiamo concluso le due adozioni che si sono svolte una a Lima nel 2009 e una ad Arequipa e poi terminata comunque a Lima sempre perché era la capitale nel 2014. E in questi corsi all'ente ci insegnavano appunto quello che Laura accennava prima e che ha spiegato già ampiamente senza riserve, che la prima accoglienza è quella dei genitori, perché noi in quello che accogliamo dei figli di altri, è chiaro che accogliamo altri che si sono uniti generando un bambino che di loro ha il DNA, quindi sono non sono diversi perché hanno un'etnia diversa, ma sono diversi perché avranno degli atteggiamenti diversi, avranno non sappiamo, delle indole diverse, qualunque tipo di legame che possa passare tramite la genetica è qualcosa che non sarà come quello che noi abbiamo con Elisabetta e che Elisabetta ha con noi, che è generata dalla nostra unione. Con loro ci saranno queste diversità. La prima cosa da fare è accogliere queste diversità. Perché ci è riuscito abbastanza semplice e per noi è stato abbastanza scontato? Perché questo tipo di esperienza l'abbiamo fatto con l'affido precedentemente all'idea dell'adozione. Innanzitutto vorrei sgombrare il campo da un rischio, che è quello di pensare all'affido come una forma di tentativo di adozione. Provo a prendere un bimbo a dare disponibilità a prendere un bimbo in affido. Se vedo che le cose vanno bene, allora poi posso andare a fare l'adozione. No, ci si fa una croce rossa sopra, perché l'affido è una situazione, a parte giuridica, ma anche una situazione sociale e emotiva completamente diversa. La asimmetria che esiste nell'adozione, che è quella che noi siamo genitori dei nostri figli, ma i nostri figli non hanno solo noi come genitori, ma ne hanno altri, nell'affido si incrocia doppiamente, perché non solo quelli che noi teniamo in casa come se fossero nostri figli non sono nostri figli, ma i genitori naturali esistono e hanno delle relazioni continuative con questi ragazzi e non dobbiamo mai metterci in conflitto o in contrasto o peggio ancora in competizione, perché è troppo facile vincere come coppia bene, tra virgolette, che in qualche modo sollazza un bambino che viene da una mamma dipendente dall'alcol, da un babbo carcerato, si vince facile in questo modo, no? Quindi il rispetto del genitore, del bambino che è in casa, noi l'abbiamo imparato a un livello già superiore con l'affido. In questo caso, andare a rispettare la madre e il padre dei nostri figli in quanto persone che hanno avuto, noi diciamo, il coraggio di abbandonare il bambino piuttosto che la vigliaccheria di abortire o di pensare di togliersi il dente e il dolore in un colpo solo,
ci rimane più semplice e è anche giusto, perché quello che noi poi trasmettiamo ai nostri figli è una sorta di valore aggiunto a loro stessi, che in questo mondo, oggi io mi piace parlare di evoplastico, oggi siamo nell'evoplastico, cioè tutto deve essere perfetto, tutto cursi passed, no? Tutto controllato al laser, per cui se le cose non sono perfettamente omologate o nelle tolleranze, hanno lo scarto, e quindi chi non ha la forma perfetta viene buttato via. Loro hanno bisogno di sentirsi perfetti, perfetti nella loro imperfezione di uomini come tutti noi, però non giudicati come difettati da altri uomini e quindi scartati. In questo modo si cerca di dare anche una autostima, perché loro non sono dei poveretti, va bene, e meno male, mi hanno voluto bene Filippo e Laura. No, prima di tutto mi hanno voluto bene i miei genitori naturali, che hanno fatto sì che io potessi trovare la strada migliore per poter vivere bene anche con Filippo e Laura. E questo è un circolo virtuoso che nel tempo paga tantissimo, perché noi si vede la serenità dei ragazzi, dei bambini, e in qualche caso parlano dei loro genitori, e Maria Pilar a volte parla dei suoi genitori come se fossero ancora vivi, a volte ne parla come se fossero già in cielo. Purtroppo dei suoi veramente non sappiamo niente, 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 mentre invece di quelli di Samuele sappiamo nome, cognome e indirizzo. Insomma, il rischio oggi con i media è che, con i social media, è che da un momento all'altro non che possano saltare fuori nella nostra direzione, ma che a Samuele fra qualche anno con un foglio in mano gli venga in mente di cercare chi è questo Velasco Su. Sono i cognomi dei suoi genitori. Mi sono risposto No, molto emozionale. io stavo pensando a un'altra frase legata proprio a quello che mi avete appena detto, ci avete appena detto. Bisogna avere la forza di credere che la verità è verità, anche se impopolare. Non è solo la verità delle adozioni. No, questa è la verità tutta, voglio dire, abbiamo presente uno che per dire la verità si è trovato di fronte separato, va bene, sì, va bene, da 70-80 agenti, polizia e carabinieri, per cui sono abbastanza protetto, non è che ci sono grandi rischi, insomma, lo dico per le amanti in platea. Però la verità oggi, di dirla, è diventata un atto rivoluzionario, mi sembra che sia uno scrittore inglese di un certo periodo. E il rischio di dire la verità oggi è quello di andare contro a una serie di poteri non più occulti, anzi, fin troppo evidenti, che speriamo di sovracchiare ora con un cambio di registro, cioè non parliamo di politica, un cambio di registro, va bene? Penso che una delle false notizie più popolari, ecco, riguardo all'adozione sia quella che ci sono troppi bambini negli orfanotrofi e le famiglie adottive non bastano e quindi bisogna aprire le adozioni anche a single o a qualunque altra forma di unione. In questo caso noi ci sentiamo veramente di dire la verità, anche perché la verità, se poi la si va a cercare, si trova anche nei siti ufficiali del Ministero di Grazia e Giustizia, perché a ottobre del 2017 hanno pubblicato le statistiche dell'ultimo decennio, quindi è evidente che in Italia, per esempio, a fronte di 1 migliaio circa di bambini adottabili, ci sono 8.000 coppie che hanno dato la disponibilità a diventare genitori adottivi, quindi direi che straavanzano. Inoltre, invece andando all'estero, certo, sì, nel terzo mondo si parla di 50 milioni. 150 milioni di bambini in stato di abbandono, che sono una esagerazione. E quindi le 8.000 coppie italiane ben poco fanno ai 150 milioni di bambini che sono in attesa di una famiglia.
La questione lì è più complessa, che però ci sentiamo di dover spiegare, perché sicuramente magari, anzi, forse qualcuno di voi si ricorda della vicenda del Congo di qualche anno fa, quando una quindicina di famiglie italiane già con il decreto di adozione, anzi già con l'abbinamento finito, quindi dovevano di fatto soltanto fare il viaggio per portare a casa loro figlio, si sono visti bloccare il tutto, perché il Congo in quel momento ha deciso di bloccare tutte le adozioni in atto e tutte le pratiche in atto, anche solo di validazione dei documenti, perché hanno deciso di fare un controllo aggiuntivo, perché avevano avuto notizia che alcune coppie avevano adottato, poi tornando nei loro paesi d'origine avevano fatto si può parlare tranquillamente di traffico senza bisogno, senza paura, perché quei bambini poi erano finiti in coppie omosessuali. Siccome il Congo, così come tantissimi altri stati, sia africani ma non solo, anche la Russia, l'Ucraina, la Bielorussia, sono stati da cui si fanno tante adozioni anche in Italia, non prevedono l'adozione per coppie dello stesso sesso, hanno chiuso le adozioni, quindi impedendo di fatto a qualunque coppia che viene da il Canada, dal Belgio, dalla Francia, di andare ad adottare in quei paesi. Quindi di fatto si chiude all'adozione, facendo finta, con la scusa di voler aprire per dare più possibilità a questi bambini, di fatto si chiude perché si va contro alle leggi sovrane degli stati in cui si va ad adottare. Questa cosa infatti ha già dovuto far cambiare la convenzione tra Italia e Russia, per cui per un anno e mezzo, quasi due, tutte le adozioni dalla Russia sono state bloccate, perché appunto in Italia c'era una discussione della legge sulle unioni civili e la Russia ha fermato tutto in attesa di vedere quello che succedeva, e poi dopo hanno trovato il modo di fare un altro tipo di accordo, ma di fatto i numeri parlano chiaro, perché se dagli anni passati arrivavano 400-500 bambini dalla Russia, ora ne arriva meno della metà. Quindi di fatto in qualche maniera stanno ostacolando le adozioni nei confronti del nostro Stato. Quindi in tutto questo la verità, ma non che vogliamo dire noi, perché ci sentiamo di dire che è la verità, è che spesso e volentieri si pubblicizzano forme di adozione che di fatto poi alla fine sono un danno per i bambini, perché in tanti paesi del mondo vengono bloccate, quindi alla fine più bambini rimangono in orfanotrofio ad aspettare un babbo e una mamma, perché per crescere ci vuole un babbo e una mamma, esattamente come per essere generati. Faccio un salto indietro. Tutto il libro, dall'inizio alla fine, ve lo consiglio veramente di leggere, perché fa scoprire un sacco di aspetti diversi, fa riflettere su un sacco di aspetti che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni, ma sui quali forse siamo un po' superficiali, non ci prendiamo mai a riflettere. Una cosa che mi ha colpito personalmente, e per questo lo consiglio anche molto, molto adatto anche per le giovani coppie, sono degli aspetti di normalità. Cioè, tante volte si vedono fuori delle immagini di famiglie o di coppie che seguono quelle del mulino bianco di una volta, e si pensa sempre di essere se stessi sbagliati nelle difficoltà quotidiane. Mi ha fatto sorridere il vostro inizio del matrimonio, anzi ancora prima, anche gli aspetti del fidanzamento che Filippo li descrive con una realtà tipica dei maschietti adolescenti, degli antidotughe. Il periodo di fidanzamento tra me e Laura è durato dalla seconda guerra punica fino a quando noi siamo stati fidanzati un trentennio, una cosa incredibile. Solo 9 anni. Sì, in questi 9 anni io cercavo di lasciarla nei periodi più critici, cioè i suoi compleanni, Natale, cercavo di saltare il pagamento dei regali, cercavo di cose così. Poi a un certo punto lei ha tirato un po' le fila, ha cercato di recuperare un po' la nazza, come si dice da noi pescatori, mai pescato in Italia, e mi disse: dai, sposiamoci, dobbiamo sposarci, perché ormai è l'ora di sposarci, sposiamoci. Quando ci sposiamo? E io gli risposi l'8. E lei l'8 di che? Io l'8 per non risposare.
cercai l'ultimo strappo. Insomma, l'8 dicembre del 2001 siamo volati all'ultimo lotto disponibile, perché poi dopo l'8 dicembre si riparte, un gennaio si riparte. Sapra la resistenza. strenua, veramente. No, vabbè, la nostra esperienza è già fidanzati, ha messo le basi di quello che era il nostro futuro, anche se non avevamo ancora capito, perché quello che è vero è che c'è molta normalità nel libro e soprattutto si dice un'altra verità, nuda e cruda, che l'adozione non è per tutti. Non ci vogliono super uomini e super donne, non ci vogliono super coppie, ma l'adozione non è per tutti. Quello che però è necessario è che per capire se l'adozione è per noi o no, dobbiamo parlarne. E quando è che dobbiamo parlarne? Purtroppo bisogna parlarne durante il fidanzamento. Perché è durante il fidanzamento che si chiarisce quello che è utile, magari conserve, ma che può servire, va bene, nel nostro futuro. Perché non lo sai mai poi Dio come ti stipana, però stipana è troppo toscano, ti srotola, ecco, il tappeto della strada davanti. Noi ci siamo sposati facendo il nostro progettino. Da bravi cattolicucci di parrocchia, sì, ci sposiamo, facciamo un paio di figli perché siamo una famiglia che vogliamo rimanere sopra la media nazionale con la propria nazione, e poi lasciamo un po' di spazio per qualcuno che ha più bisogno. Dio si è fatto quattro grasse risate, ci ha rivoltato come un calzino e ci ha fatto fare l'esatto opposto. Ci ha fatto vivere l'esperienza della solitudine nella infertilità, ci ha fatto camminare sulle braccia della sofferenza, del non riuscire a ottenere quello che volevamo, il nostro progetto, il nostro paradiso in terra, e poi abbiamo capito che l'unico modo di avere tutto era dare tutto. E infatti arriva il dono dell'adozione. L'adozione è donarsi completamente. A chi? A quelli che poi diventano i tuoi figli, perché se c'è una cosa, va bene, che possiamo dire è che noi non abbiamo figli, ma i nostri figli hanno dei genitori. E questo non importa che siamo adottati o meno, eh? Questo è sempre un discorso valido, indipendentemente da come sono arrivati questi bambini. E il discorso di parlarne, di affrontare l'argomento durante il periodo del fidanzamento è fondamentale, perché? Perché quando poi ti trovi nella difficoltà, se hai già quello che è anche detto male, ma è un piano B, è anche più semplice e più rapido affrontare l'argomento, perché l'adozione, e questo poi lo posso spiegare meglio a lei, lo accenno e basta, non è l'ultimo step di un percorso di tentativi di procreazione tra i quali si frammenta la procreazione artificiale. L'adozione è tutt'altro. Quella che considero una grazia che abbiamo ricevuto è, durante il tempo del fidanzamento, di conoscere una suora che poi mi ha preparato al matrimonio, che così veramente ancora senza sapere quello che cosa sarebbe successo, ci ha tartassato con una frase: i figli sono tutti in affido, è Dio che ci ridona, comunque arrivino, e noi siamo solo responsabili della loro crescita, della loro educazione, e di ricondurli per quanto possibile, perché poi loro sono persone anche da noi, quindi diritto di scegliere, però di ricondurli nella strada che li riporta a Dio. E questa per noi è stato un faro nel momento della sofferenza, perché quando ci siamo accorti che figli naturali non arrivavano, chiaramente ci siamo rivolti a dei medici. E quello è stato l'unico periodo veramente di sofferenza grande, perché abbiamo trovato dei medici che però non si prendevano cura delle persone. Mi spiego. Erano tutti intenti a fare analisi o a proporre terapie o sistemi di procreazione più o meno assistita, senza ascoltare quella che era la nostra necessità, per cui noi mai abbiamo pensato di fare
un tipo di fecondazione assistita, in viso o di altro tipo, mai per noi è stata un'opzione. Volevamo capire se c'era qualche tipo di problema risolvibile, che è ben altra cosa. Questo è bypassato completamente, perlomeno dalle strutture che sono nella nostra zona. Il vediamo di capire cosa c'è è un qualcosa che non viene preso in considerazione, perché tanto c'è la siringhina che già risolve tutti i problemi e quindi passano direttamente a proporre quella. E sentirsi non accolti, non ascoltati da una persona da cui vai, cioè, si va dal medico di solito anche perché ci ascolti, oltre che ci dia la medicina, insomma la prima cosa che si chiede al medico di solito è essere ascoltati. Quindi trovare questo muro ci ha veramente dato un momento di sofferenza, anche perché non arrivavano i figli e i figli erano un desiderio, ma soprattutto proprio perché questa incomprensione totale tra noi che chiedevamo un aiuto e chi avevamo davanti. Quindi considero veramente una grazia quello di aver potuto riflettere su quello che era la nostra idea di famiglia, la nostra idea di mettersi davanti alla provvidenza prima di cominciare questo cammino. E ora che abbiamo concluso le nostre adozioni e ci capita ad accompagnare coppie nel percorso dell'adozione, vediamo quanto il fatto che l'adozione sia considerata l'ultima spiaggia dopo tutti gli altri tentativi sia l'ennesima sofferenza per coppie che arrivano a questo tentativo, perché viene considerato l'ultimo dopo tutti gli altri, a un'età tutto sommato avanzata, quando oramai il figlio lo pretendo perché l'ho desiderato così tanto che poi alla fine non è più un desiderio ma una pretesa e quindi è mio. E cercare di smontare in qualche maniera questa serie di pretese è veramente difficile, si procurano altre sofferenze, perché poi quando si va a dire guarda, un bambino piccolo, un neonato, è difficile che arrivi, bisogna fare l'idea, un bambino di 2, 3, 4, 5 anni, poi dipende dall'età delle persone che sta davanti, e questo è uno scoglio grande, per cui pensare all'idea dell'adozione e eventualmente incamminarsi nell'idea dell'adozione, come parlo per quando c'è la condizione del primo figlio, a 30 anni o a 40, o peggio ancora, come si è visto qualche volta ultimamente, a quasi 50 anni, cambia tanto. E quindi tutta questa sofferenza psicologica è veramente pesante da affrontare per una coppia che arriva a 45 anni suonati, dopo aver magari fallito 2, 3, 4 tentativi di inseminazione, arriva davanti a noi e si dice guarda, il neonato non esiste nell'adozione, c'è un momento di rifiuto, di rigetto totale, quindi ancora alta sofferenza, peraltro inutile se uno avesse fatto un percorso differente. L'adozione, appunto diceva Filippo, non è l'ultima spiaggia, è un modo di essere fecondi che non ha niente a che vedere con le pratiche di procreazione assistita. Nel libro proprio un altro aspetto, un'altra delle tante riflessioni che si aprono è proprio questa della fecondazione artificiale o fecondazione assistita e della maternità o paternità naturale. E mi ha colpito molto un passaggio che è veramente semplicissimo, però ha aperto a me personalmente gli occhi su degli aspetti sui quali appunto magari non ci si ferma troppe volte. Ci è stato detto anche questo, raccontano nel libro, tempo fa da una nonna. 3 volte ci sono stati, hanno speso un sacco di soldi, per niente. Perché poi quando avevano rinunciato è arrivato il figlio così, senza fare nulla. Senza fare nulla. Vedete come anche il semplice atto d'amore diventa nel pensiero quotidiano fare nulla. Questo è un capitolo che ho scritto io, perché vecchie amicizie di quartiere, di quando abitavo con i miei genitori nel mio paese, poi sono cresciute, sono diventate coppie e dalle nonne si sa come vanno le famiglie degli ex amici che non vengono più. E mi colpì questa nonna che
considerava l'atto unitivo tra l'uomo e la donna, che è quello che si considera la compartecipazione alla creazione, perché quando un uomo e una donna si uniscono e generano, partecipano con Dio alla creazione. Questo dice il cateismo, questo è quello che ci insegnano a noi cristiani cattolici, e questo è poi la realtà che avviene. Anche se non credi in Dio, comunque sai che un uomo e una donna, se si uniscono, generano qualcosa che è altro di da loro, cioè è un'altra persona. E questo non fare niente a me mi dà fastidio, cioè mi rimane una sensazione brutta a pelle. Cioè, ma come? Ma far l'amore è diventato fare niente? Cioè, loro hanno fatto l'amore, non hanno. Posso stare a fare troppe posizioni, non si sono adoperati in ambulatorio, bene, con provette e siringhine, hanno fatto quello che devono fare gli sposi, quello che è scritto nel come si chiama il libro della Bibbia, il Cantico dei Canti, scusate un attimo, cioè, hanno fatto quello che c'è stato ordinato in paradiso, paradiso terrestre, molti creati, non è che non hanno fatto niente. Perché si considera oggi fare niente? Perché è banalizzato, l'atto sessuale è diventato qualcosa di estremamente presente ovunque, pubblicizzato, rappresentato, sminuito, poi viene, tra l'altro, commercializzato, diventa osceno, diventa, cioè, non è, anzi non è più neanche osceno, perché viene anche depenalizzato come atto osceno, per cui è una cosa che... E allora si sminuisce, si svuota, diventa un fare niente, e questo mi fece male, e la sottolineatura era proprio quella di dire, è proprio fare l'amore che serve a fare, è l'unica cosa che dovevano fare, hanno fatto tutto, non niente, tutto hanno fatto. Sembrano delle cose scontate, in realtà... Non gli direi, sono cose scontate perché l'ho scritta io. Un altro aspetto che mi ha colpito sempre pensando ai giovani, quelli che lavorano anche da una volta, ma tanto tempo fa. E... c'è all'inizio del libro, parlate di un passaggio dove dice il maligno c'è e opera. Quando vede qualcosa di buono cerca di distruggerlo. E le crisi emotive e psicologiche, prima di arrivare al grande giorno, causate anche da eventi tristissimi accaduti alle nostre famiglie d'origine, sono state durissime da superare. Ecco, parliamo anche ai giovani da fargli capire che non sempre tutto è semplice e viene in maniera facile. Un mio collega non credente, spesso, scherzando perché siamo in confidenza, mi prende in giro perché il mio Gesù, tutto sommato, non è che mi ha tolto qualche problema, anzi, casomai i problemi me li ha creati. E chi l'ha detto che Gesù è venuto a toglierci i problemi? Ha detto molto chiaramente, ognuno prende la sua croce e venga da me. È che oggi ragazzi questa cosa, anzi anche noi adulti, ma essendo insegnante lo vedo ancora di più a scuola, la fatica, l'impegno, il lavorare, cercare di ottenere le cose, impegnarsi, sono tutte parolacce, sono diventate tutte parolacce. Quindi la sofferenza o un qualcosa di imprevisto o semplicemente un qualcosa che non va secondo i miei piani è tutta roba da scartare. Quindi voglio tutto quando lo voglio io, come lo voglio io, esattamente secondo il piano che mi ero fatto. Se qualcosa non va secondo questo piano, o è una crisi isterica o è una crisi di violenza, cioè non ci sono altre opzioni. Quindi è andato tutto liscio? No, di certo, tante fatiche abbiamo dovuto sopportare, ma questo come ognuno di noi, ognuno di voi qui in sala può raccontare le fatiche della sua vita, che magari sono diverse dalle mie, dalle sue, però ognuno si porta il suo bagaglino di fatica. La croce ce l'abbiamo tutti, portiamola con Cristo, facciamoci il nero. Quindi, visto che siamo quasi alla settimana santa, quindi questo è una fatica grande oggi far passare questo messaggio.
veramente la vedo anche proprio come una difficoltà, anche come insegnante, oltre che come genitore e come, insomma, come mamma. Però questo è un'urgenza, far capire ai ragazzi che le cose si ottengono con fatica e soffrendo anche in certi momenti. C'è un aspetto che emerge della vostra vita privata, dove fa vedere che soprattutto i mariti, che fanno spesso i duri, in realtà dopo si dimostrano più deboli delle mogli qualche volta. Però abbiamo davanti una coppia che ha vissuto un momento veramente eccezionale, forse sono gli unici in cui si è avverato il fatto del marito che annuncia la moglie che riceverà un bambino. Ebbene sì, lui è l'unico uomo che è riuscito a dire alla moglie aspettiamo un figlio e questo è successo con l'adozione di Samuel perché in Perù il Ministero dello Sviluppo Sociale cioè, che si occupa delle adozioni tutti i mesi pubblica online dopo 48 ore dal Consiglio l'elenco dei bambini adottati. Chiaramente non ci sono né nomi né niente, però c'è una tabella e se uno sa di essere quell'elenco, insomma, ci si può riconoscere. E lui era stufo di aspettare, tra l'altro l'attesa per Samuele era stata piuttosto lunga, tutto l'iter di quell'adozione lì è stato di 5 anni. Sapevamo che sarebbe stata lunga, però il tempo alla fine, sopportare l'attesa è stato pesante e quindi lui continuamente guardava questo sito internet dove erano pubblicate gli abbinamenti. Allora una mattina mi squilla il telefono, io appunto ero a scuola, in sala insegnanti, mi fa, c'è una riga in cui dice un bambino quasi 3 anni a Arequipa abbinato a una coppia dei cinque pani, cinque pani è l'ente con cui noi abbiamo adottato, coppia con figli dei cinque pani, siamo noi. Non lo so perché in quel momento lì c'era un'altra coppia con figli, sempre con lo stesso ente, in attesa. In Perù, quindi ora eravamo noi, ora l'altra coppia. Dobbiamo aspettare. Ma come aspettare? Lui è sempre molto calmo, pacato, riflessivo e così via. È andato in escandescenze e questo era un venerdì mattina e abbiamo dovuto aspettare fino a lunedì per avere la conferma che poi effettivamente eravamo noi e sono state 72 ore di panico e trepidazione in cui lui non si capacitava che dovevamo aspettare che riaprissero gli uffici. Tra l'altro le 9 in Italia, in Perù è ancora notte fonda, quindi abbiamo dovuto aspettare le 9 di Lima, cioè le 3 del pomeriggio in Italia, quindi questo lunedì non passava mai. Alla fine è stato lui a dirmi che effettivamente eravamo noi la coppia abbinata con questo bambino. Sì, sabato e la domenica è difficile anche trovare dei killer per andare a uccidere l'altra famiglia. Il caso più unico che è raro, un ente che fa circa 10 adozioni l'anno, che è un ente abbastanza piccolo confronto a quello che sono i grandi enti adottivi tipo Ivy, Nova e altri che fanno 300, 350, 500 adozioni l'anno. In quelle 10 adozioni erano capitate due famiglie di Firenze che erano già alla seconda adozione o che comunque avevano un figlio già loro, per cui era un caso molto, molto raro. No, quello era un periodo in cui non facevo il programmatore, ma facevo il programmatore, cioè recitavo la parte del programmatore. Era un periodo di stanca del lavoro, non c'era da fare molto, per cui ero lì con l'F5 sul browser a fare F5, a aggiornare la pagina del Ministero Peruviano per vedere quello che succedeva. E questo mi permette di introdurre l'origine del libro. Il libro non nasce come il libro, eh. Il libro in realtà nasce come dei blog personali fatti per comunicare tra noi e le nostre famiglie, che nel 2009 per Maria Pilar fece in modo casereccio, proprio prendendo un banale spazio web senza nessuna attrezzatura particolare e scrivendo quotidianamente qualche battuta, una fotografia, in modo che
nonni e zii potessero sopravvivere e noi non dovessimo passare le serate al telefono a chiamare tutti uno dopo l'altro, in modo che con una telefonata ogni 3-4 giorni riuscivi comunque a alimentare tante informazioni di modo che loro fossero tranquilli. E questa cosa ha preso campo in maniera automatica da sé, non solo in tutto il paese, ha cominciato a seguire il nostro blog dagli amici agli sconosciuti che comunque si divertivano nel vedere la piccola Maria Pilar, che era veramente un fiorellino di 18 mesi. Non capita molto spesso di adottare all'estero bambini di queste età, anzi è molto raro, ma soprattutto è servito al nostro ente, che ci ha ringraziato perché ci ha fatto sapere una verità, un'altra verità che non si dice mai, ma che non è evidente. Gli enti, che sono i tramiti tra le famiglie e i bambini adottati nei paesi all'estero, quando sono chiamati ad intervenire, sono chiamati ad intervenire per cose negative. Se c'è una negatività, c'è un problema, un incidente, manca un foglio, allora l'ente viene contattato dalla famiglia. Per il resto, da quando la famiglia monta in aereo a quando la famiglia scende dall'aereo al ritorno, di solito l'ente non sa assolutamente niente. E per loro conoscere la quotidianità di un'adozione, dove noi scrivevamo oggi l'abbiamo portata al parco, oggi ci ha chiamato papà, mamma, oggi è successo che abbiamo fatto il documento di identità, è andato tutto bene, poi oggi c'era lo sciopero dei ministeriali, per cui non abbiamo fatto niente. Cioè, per loro questa vivere sulla pelle questa quotidianità è stato un sollievo, perché nessuno lo viveva mai. E allora, quando poi abbiamo fatto il secondo blog, l'abbiamo fatto con l'obiettivo di dare una struttura più corposa a queste informazioni, che parlassero, uscissero dal concetto stesso dell'adozione di Samuel, ma andassero a raccontare anche dell'adozione in generale. Poi è arrivato Giuseppe Signorin, ha visto il blog e ha detto: qui c'è un libro. Noi abbiamo provato a dire no, però lui l'ha tirato fuori, e quindi è chiaro che aveva ragione lui. Per fortuna che c'è stata questa persona, perché così ne possiamo beneficiare tutti. Siccome lo spazio si sta terminando, nel senso che stiamo anche registrando da Radio Nuova Trieste, che ringraziamo perché ci manderà anche in onda questo intervento. Ciao mamma. quello che volevo domandarvi alla fine, un aspetto secondo me anche più secondo me difficile per uno che non si intende di adozioni. Avete tre figli, avete Maria Pilar. No, lei ne ha quattro perché ci sei anche tu. È quello più problematico. Avete Maria Pilar, avete Samuel e poi c'è Elisabetta. I primi due adottivi e il secondo un po' più naturale. Cioè la terza, naturale. Però anche Maria Pilar e Samuel non sono fratelli naturali. No. Quindi tre storie completamente diverse, tre ambienti completamente diversi, un equilibrio da tenere che deve essere anche difficile. E a questo mi aggancio, così possiamo dire, tutta la risposta sull'odore del sangue, che è un passaggio che secondo me lega tutti questi tre commenti di questi tre bambini insieme. Non so chi ne vuole di due. Cominciate, vai. Quando mi sono accorta di essere incinta, al di là della sorpresa ovvia, perché dopo 15 anni pensare di essere in attesa proprio era un fulmine a ciel sereno, diventa veramente una pazzia. E la prima paura che ho avuto è come faccio a spiegarlo a Maria Pilar e a Samuele. Cosa ne capiranno loro, come farò a essere giusta nei loro confronti e tutta una serie di timori legati alla differenza che è oggettiva tra me e mia figlia Elisabetta, c'è un legame biologico, tra me e gli altri no.
E i primi mesi della gravidanza l'ho passati veramente a pensare a questo e a pregarci sopra, perché senza non si trovano le risposte. E il tutto si è risolto senza fare nulla, stavolta è un vero senza fare nulla, perché è bastato tenersi vicino veramente gli altri figli, parlarne con loro e la risposta me è arrivata ancora una volta dai figli. Perché sì, è vero, Maria Pilar me l'ha chiesto, ma perché lei non è andata a pancia e io no? Non c'è una risposta a questa domanda e non la posso dare e non è giusto neanche inventarla perché è andata così, perché te sei stata nella pancia di un'altra mamma. Poi scherzando si dice quando si arriverà in paradiso, a Gesù glielo domandiamo perché Elisabetta è stata a questa pancia e te in un'altra pancia. Non c'è una risposta a questo, perlomeno non può venire da noi, però evidentemente se abbiamo trovato un equilibrio per cui lei a un certo punto ero quasi a fine della gravidanza, eravamo a cena a casa di amici, c'era una festa, lei passa davanti a me, accarezza la pancia e a questa mia amica con cui stavo parlando gli fa: sai, lì c'è Elisabetta, anche lei è una bambina adottata. E con questo ha chiuso tutte le discussioni sul perché Elisabetta sta lì, perché io da un'altra parte e così via. Basta, Elisabetta è mia sorella, anche lei è adottata e con questo ha risolto tutto e ha risolto anche tutte le mie paure. Veramente con quella frase detta così, una sera di Ferragosto, in giardino a casa di amici, ma ha liberato da tutte quelle che erano le mie paure. Da lì in poi è veramente stata tutto normale, come se fosse normale avere un figlio di un colore, un figlio di un altro, e tra l'altro c'è un'altra sorella che è un affidamento, che è polacca, per cui abbiamo Giovanna, che poi qualche volta viene a fare la babysitter, c'è Maria e Sam, che sono cioccolato, e poi c'è Elisabetta, che è ricciola come me, quindi è tutto normale, questa normalità fatta di accoglienza e di affidamento anche tanto alla provvidenza. Io invece, che essendo uomo, sono molto più Tarzan, sto molto più sugli alberi e mangio le banane in maniera incosciente. A questo discorso non ci avevo fatto molto, molto pensiero, perché non lo so, perché sono uomo, cioè io riesco tranquillamente a scovare i panetti di burro nascosti nella savana, ma non li vedo nel frigorifero. Cioè, ho altre capacità, altre priorità, e queste qui non mi sangevano. Mi ci fece pensare una volta un nostro carissimo amico in macchina, che mi disse: vedrai quando sentirai l'odore di Elisabetta. Benissimo. L'odore di Elisabetta sarà l'odore di un bambino, yogurt acido, cacche marroncine, pandoroni pieni di bibita, sarà quello l'odore di Elisabetta all'inizio, no? Cioè, no, mi fa, non te ne accorgi, è un'altra cosa. Chiaramente lui è anche un esperto dei metodi naturali, conosce bene tutto il ciclo della vita, gli ormoni, eccetera, eccetera. Quindi quello che lui intendeva era probabilmente l'ossitocina e tutto quello che i bambini neonati producono per farsi, per stimolare l'amore verso di loro da parte delle donne, che le hanno appena partorite con grande dolore e invece di sfracellarle in un muro le abbracciano, per farsi voler bene dagli uomini, che li vedono magari come cose basse che si trascinano per casa, ecco, che non hanno magari una visione materna della cosa. In più c'è da dire che i due nostri figli adottati, nelle nostre esperienze di primo incontro, non sono stati certamente gli incontri più profumati del mondo. Sono i bambini dove vivono, sono orfanotrofi. Gli ambienti sono, sì, vabbè, più possibili sanificati, ma comunque ambienti poveri, comunque sostanzialmente forse non più terzo mondo, ma abbondantemente. Soprattutto Samuel veniva da una giornata probabilmente intensa, perché era più grande anche, e con un pandorone particolarmente provato. Quando lo abbracciammo, insomma, diciamo che
ci fu un attimo di repulsione. Lo dico con serietà, ridendoci solo, perché ormai, però quando arrivò e mi disse papà, mamà, si abbracciò, però l'esalazione fu un'esalazione che avrebbe voluto tutt'altro gesto che quello di stringere. Noi stringemmo, però era uno stringere di una volontà diversa da quella dell'istinto, no? Con Elisabetta le cose sono state in un altro, sono andate in un altro modo all'inizio. Quello che però è successo dopo, come per lei, da un punto di vista di parole da parte di Maria Pilar, per me è successo che io ho scoperto che la hacca puzza uguale, quella di tutti e tre è identica, per cui alla fine i bambini non sono risultati differenti all'occhio del padre. Una poesia. È finito in poesia proprio. No, beh, è una conclusione che ci fa mettere, a mio avviso, sul valore della vita, cioè che sia una vita generata da se stessi o che sia una vita generata da altri, sempre una vita da amare. Io vi ringrazio perché avete aperto, veramente ci avete permesso di farci cavare a riflettere ancora una volta su questi aspetti. Il libro di Centuplo laggiù lo trovate in fondo alla sala, per chi lo vuole, e altrimenti mi pare proprio su Amazon li puoi trovare online. Il Centuplo laggiù di Laura De Molini e Filippo Fiani, una lettura che veramente consiglio. Permettetemi di chiudere con una riflessione, che se ben chiaro non è mia, l'ho tratta dal libro, quindi è vostra. Che concentrarsi sulla mancata fertilità senza rendersi conto che quello in cui si è molto più carenti è la fecondità. Non riuscire ad offrire se stessi alla vita rende aridi. Chi ci riesce fiorisce e fruttifica anche se non diventa genitore. Grazie. Ovviamente, se qualcuno vuole rivolgere qualche domanda, loro sono qui. Ci porterei il microfono giù perché purtroppo questi fissi non funzionano. Scatenatevi. No, anche me. Allora, mentre meditate sulle domande, dico un'altra cosa. Amedeo chiaramente ha i nostri contatti e anche qualcun altro qui ce l'ha. Siccome noi abbiamo avuto difficoltà all'inizio del percorso adottivo a reperire informazioni o a trovare anche il posto giusto dove andare a fare le domande, noi offriamo, per quello che ci riesce chiaramente, per quello per cui abbiamo competenza, se hai delle indicazioni oppure se conoscete qualcuno che vorrebbe iniziare il percorso ma non sa da che parte farsi, ecco, noi si dà volentieri un contributo, un suggerimento, insomma, quello che serve e quello che possiamo, insomma, ecco, volentieri. Faccio io una domanda. E ho visto nell'indice un capitoletto Gender Free Family. Sono molto curioso. Allora, il periodo durante il quale siamo andati a prendere Samuel era il momento in cui proprio stava esplodendo la questione del gender, nel 2014, quindi si cominciavano le campagne pro e contro, chiaramente a difesa della famiglia naturale. E quindi anche tra di noi ne parlavamo, cercavamo di leggere, di informarsi, di studiare un po' sul tema. E il capitoletto che ha citato è spassoso, nel senso non vuol solo far ridere, perché nostro figlio, appena arrivato dal Perù, al quale non avevamo assolutamente ancora dato niente, perché era un mese che era con noi, neanche parlava perfettamente italiano, ma ha fatto veramente quasi svenire dalle risate, perché
lui tappeto peruviano di 3 anni, con una motocicletta giocattolo, cercava di fare il filo alla ragazzina che stava accanto a noi, 11 anni, alta, bionda, che manco se lo fidava chiaramente. E quindi ho riportato lo scambio di battute fra loro due, e a me ovviamente mi ha detto: mamà, vai a casa, io fuera, mamà a casa. E ha continuato a parlare con la biondina, e quindi ci ha veramente fatto ridere, perché evidentemente c'è un qualcosa che non è cultura, ma è insito nell'essere maschio e nell'essere femmina. Comunque, noi cerchiamo di continuare in questo tipo di educazione, però evidentemente c'è un segno, un qualcosa che fa parte di lui e di Maria Pilar, che è indipendente dalla nostra volontà, e che quando poi si vuole negare questo, si generano persone che sono infelici. Sì, è chiaro che questo aneddoto nel libro c'è perché nel libro ci sono anche altri capitoli che vogliono rendere chiaro un messaggio. L'adozione può essere conclusa, a nostro avviso, e secondo la legge italiana, solo da un uomo e da una donna. Tutto il resto dei regolamenti che sono presenti nella legge sull'adozione riguardano una tutela del minore, che è il soggetto primario del diritto che questa legge vuole portare a sua tutela. Perché? Perché già questo bambino ha sofferto qualcosa di incommensurabile, perché non possiamo dare una misura a quello che è la sofferenza di un bambino abbandonato. Quando si cerca di rendergli quello che ha perso, cioè una famiglia, gli si deve rendere una famiglia che abbia le potenzialità pari a quelli che ha perduto. Se uno è orfano, vuol dire che è nato, e se è nato, è nato da un papà e da una mamma, da un maschio e da una femmina. Quindi lo Stato, che deve garantire la massima condizione migliore possibile per il bene del minore, deve rendere un maschio e una femmina, non può esimersi dal fare altro. Qualunque altro tipo di visione è una visione ideologica dell'adozione, e soprattutto adultocentrica dell'adozione. Tutti gli altri passi della legge servono a garantire stabilità, oltre a avergli reso una coppia, insomma, che questa coppia sia una coppia stabile. Si chiedono 3 anni di convivenza e il matrimonio, si chiedono alcuni parametri legati a quello che è la stabilità economica, lo stato di salute, la condizione psicofisica, per cui insomma. Ci sono delle situazioni che vengono analizzate, non perché si debba fare una cernita di superfamiglie, ma perché si possa evitare il più possibile oggettivamente, per quello che può essere analizzato da professionisti. È chiaro che non si può andare a fare il processo delle intenzioni, ma se una persona manifesta evidentemente da un punto di vista clinico della schizofrenia, è chiaro che va esclusa dal percorso adottivo per tutela del minore, non perché siamo cattivi contro di lei, che poveretta non può avere figli. Perché si deve minare un'adozione solamente perché c'è un adulto che ha desiderio di diventare genitore? Quello non conta. Il diritto al figlio non esiste, esiste il diritto alla famiglia, e infatti la legge si chiama diritto del minore alla famiglia. Del minore, sottolineo, Del del minore, minore, non allora. dell'adulto. Hai capito, no? Se no lo ridico, perché non si fida. C'è qualcun altro che ha qualche curiosità? Io non so quanti anni hanno i bambini, però volevo sapere che consiglio in merito a una bambina adottata, adolescente, che non si accetta e in qualche modo continua a sfidare la madre, e insomma è una situazione molto difficile che mette alle prove i genitori. E che consigli potreste dare a una situazione simile? Per competenza possiamo fare una domanda noi, Sì, fratelli? certo. A che età è stata Però è adottata? stata adottata 8 o 9 anni.
8-9 anni. Sì. L'abbandono, la famiglia d'origine l'ha conosciuta. Sì, però è stata abbandonata. È internazionale, in Puglia. Sì, 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 sì. E lei. Consigli si danno male, è chiaro, bisognerebbe conoscere la situazione, però il non accettarsi potrebbe tranquillamente essere: non accetto la mia storia, non accetto la mia storia di rifiuto, non accetto il passato. Quindi trovare una strategia con i genitori adottivi di ripercorrere questo passato, che potrebbe anche voler dire rifacciamo un viaggio da dove vieni, ritorniamo alle origini, proprio fisicamente, perché una delle cose che non si è detto, insomma, ce ne sarebbe tanto da dire, che se i figli adottati diventano italiani, i genitori adottivi devono diventare un po', nel nostro caso, peruviani o russi o vietnamiti, insomma, bisogna accettare anche il paese e la cultura. Visto che l'età oramai è, cioè, una ragazzina adolescente, quindi chiaramente si può dialogare con lei, proporre un viaggio, andare a ricercare le origini insieme, che non vuol dire rincontrare i genitori naturali, questo non, anzi, mi sento di sconsigliarlo assolutamente, non per cercare le persone, ma per cercare i luoghi e la storia e ripercorrerli insieme. Ho visto, cioè, so di famiglie che lo hanno fatto, di adozioni appunto di ragazzi più grandicelli o con storie di violenza proprio, quindi avevano subito non solo l'abbandono ma anche una faccenda pesante alle spalle. Ripartire dai luoghi può essere l'occasione di dirsi cose che qui non riusciamo a dirci. Però è chiaro, la soluzione non è detto sia questa. Un altro rischio è quello che noi abbiamo potuto evitare, cioè quello della criminalizzazione dei genitori naturali, perché i nostri figli non solo erano molto piccoli, ma essendo stati entrambi abbandonati subito dopo la nascita, non hanno mai avuto rapporti con le loro famiglie e non si ricordano assolutamente niente di quelli che sono i loro genitori. Qui la situazione invece è che questa bambina ha conosciuto la famiglia naturale, probabilmente conosce anche le motivazioni reali del suo abbandono, e allora oltre a, di solito i bambini si colpevolizzano, cioè danno colpa a loro stessi del fatto che gli altri li hanno rifiutati. Io sono sbagliato, siccome io sono sbagliato, allora la mia mamma e il mio babbo mi hanno rifiutato. Quando però crescono e diventa evidente che magari il motivo è un motivo oggettivo di colpa dell'adulto, non va via il senso di colpa e entra in più l'odio nei confronti di una persona che era là. E questo in qualche, è un odio che gira all'interno, in qualche modo si sfoga, e si sfoga con chi ho contatto. Questo succede, capita anche a noi comunemente, se mi girano delle scatole perché ho preso una multa, torno a casa, lei mi dice beh, io mi mangio un orecchio. Purtroppo abbiamo queste reazioni che dipendono anche dall'animo, e probabilmente anche un percorso di, non voglio dire analisi perché a me non mi piace parlare di analisi con gli psicologi eccetera eccetera, però cercare di parlare con lei di quello che è il suo vissuto precedente, cercando di farlo lavorare una sorta di lutto che deve essere lavorato, che non deve essere più cercato, e farglielo sotterrare in qualche modo. Mi veniva in mente un'altra cosa: l'adolescenza è il periodo della separazione in cui io contesto i miei genitori in tutto e per tutto solo perché sono i miei genitori, e questo lo posso fare serenamente se riconosco che loro sono i miei genitori. Di fronte a uno sconosciuto non sclero perché non mi ha comprato il cellulare o perché non mi ha permesso di andare fuori con l'amico che volevo, sclero davanti alla mamma, al babbo, perché li riconosco come figure importanti.
Purtroppo in Russia e insomma, in generale nei paesi dell'est europeo, non aderendo alla convenzione dell'AIA, vado per ipotesi ovviamente perché non conosco la storia, però molto spesso i contatti con i genitori naturali rimangono anche fino al giorno che poi i bambini partono con la famiglia adottiva e questo è devastante perché comunque vada, chiunque arriva, sia bello quanto vuoi, ma è un estraneo che non parla la tua lingua e che ti porta via lontano da quella che riconosci come tua mamma, che può essere la persona più inadatta del mondo forse a fare da mamma, però c'è un legame. Quindi vedere anche come è stato gestito questo e ripartire da lì, non so, forse non è il suo caso, però ho statistiche, diciamo così, ho casistiche di tanti bambini che hanno subito questo, per cui alla fine lo straniero cattivo mi ha portato via e direi che è l'adozione peggio riuscita del mondo questa, perché ci sarà sempre un atto di rifiuto. Quindi arrivato poi all'adolescenza, se non ci sei lavorato sopra, diventa complicato gestire la relazione. Già fame, quindi fai qualcosa. Qua bisogna, i bambini reclamano la pappa. Niente, allora ringraziamo veramente tutti voi per la presenza. Concludo con un'altra frase, sempre ovviamente non è farina del mio sacco, quando avete bisogno. Però prometti e concludi. Ci provo, sai che io. Intanto hai prodotto la conclusione, insomma, adesso. Ma la frase è breve, quindi sarà veloce, che riguarda la provvidenza. La provvidenza trova sempre una strada quando le lasciamo lo spazio di lavorare. Grazie a tutti.